Bentornati su Bravery di Forto. In questo episodio andremo avanti verso Fort Hyde, insomma la fortezza degli spadaccini. E sono curato, vero? Perché no... Ok, perfetto, sono curato. E Agnes resterà ancora un po' artista. So che non è la cosa migliore mettere la mia maga bianca artista, altrimenti cura di meno. Ma chi se ne frega, in sintesi. Adesso devo fare questo perché Agnes sarà, già l'ho detto, sarà per poco artista. Finché non prendo altre classi che mi serviranno per altri personaggi e poi metterò anche loro artissima. Quella è una cosa che non riguarda l'attualità, insomma. Dunque, finendo le grotte di Mithril, le miniere di Mithril, si aprirà questo passaggio, quindi potrete passarci. Ah no, si aprirà prima questo passaggio, ma pazienza, è uguale. Potete prendere la scorciatoia al posto di fare il giro assurdo che io facevo ogni dannatissima volta. E non incontro nemici perché sono a meno 100%, è una cosa normalissima. Inoltre vorrei far passare un po' il tempo perché voglio affrontare questo dungeon di giorno. Non che la cosa incida tanto, ma che mi rompo le scatole io. Dunque, questa classe che sta qui in mezzo è utile, così come quella che è dopo il pirata. E sì, sono entrambi molto utili. E questo qui non ci possiamo ancora fare niente, potete gingillare questo coso dove volete anche sopra il vostro naso. E ma non succederà assolutamente niente perché non abbiamo attivato quella subquest. Non l'attiveremo prima di se non prima di finire praticamente un sacco di roba. Dicevo, ci potrei entrare quando è notte. Tanto non cambia assolutamente niente. Ma ho notato che le ambientazioni notturne si vedono su YouTube 10 volte più scure di quello che vedo io. Ed è una cosa abbastanza preoccupante. Ok. Fort Hyde, tana degli spadaccini. Da notare le spade che stanno sopra tutto quanto, eh. What is that place? A sight to behold, that's for sure. This is where the civil war started, right? Look, there's a transport ship tied up at the moorings. It looks like they're pooling their weapons and ammunition here for distribution. How are we going to get in? We'll go right in the front door. Don't be absurd. They'll be upon us in seconds. So be it. Our top priority is rescuing the boy Eagle. Mm-hmm. Atta boy. Ok, adesso dobbiamo andare e ci sta il Windows Update. Quindi devo un secondo, perdonatemi di questi click. Ok. Stupido Windows Update. Spero che nel video non lo risenta assolutamente, altrimenti mi arrabbierei tantissimo. Tantissimo. Stupido Windows Update. Dunque, per chi non lo sapete, sto registrando davanti al computer con un 3DS Capture. Per questo sto a computer, non è un emulatore. È tanto per dirlo, insomma. Che dovevo fare? Parlare un po' con un po' di gente? Un ragazzo delle miniere? Ah, giusto. Prima è passato qualcuno con un ragazzo. Ha detto di averlo scoperto che oziava. Non è vero, sta cercando di scappare. Inconsistenza pura. E c'è un tizio che vende roba. Sono un venditore ambulante e vendo la roba strana che non serve assolutamente a nessuno. Se non qualcosa che potrebbe servire a qualcuno, ma... Mazza guerriera non ci serve, perché Agnes gli aumenta l'attacco, ma ricordo è la nostra curatrice, quindi non serve. Scudo acuminato non serve a nessuno. A nessuno. Perché fascia della forza aumenta l'attacco, ovviamente, però... Se notate, già le difese di... magiche di Ringabel fanno pena, insomma, diciamo sinceramente. E togliere ancora di più quella difesa speciale è un po' brutto, insomma. Aumenta destrezza, però riduce... Ah no, è il contrario. Riduce destrezza, ma aumenta l'attacco. Cubitiere del potere ce l'abbiamo già, quindi già so l'effetto del cubitiere stesso. Ma penso che non serva adesso. Bene. Quindi, no, niente. Ah, negozio di magia, magari mi vende qualche incantesimo che non ho. Cosa molto... Sì, lo vende. Vende Drain. Assorbe punti vita dall'avversario. Aspira, assorbe punti magia. Paura, indovina quale cosa infligge. Frettaga, è il tuo gruppo. Veloga e Cometa. Cometa è strana. È strana. Dunque, possiamo entrare. Guarda come spasma. Ok. Andiamo dentro Fort Hyde, così abbiamo fatto. Non c'è nessuno che ci dà niente, molto probabilmente. Fort Hyde è la fortezza dei demoni, già che ci stiamo. E finalmente entriamo, perché siamo qua da 3 anni. Ok, siamo dentro Fort Hyde. Piccola cosa. Ah, devo mettere il 100%, scusate.
Siamo entrati nella porta principale, come ha detto Tiz. E adesso sicuramente ci saranno tipo un sacco di soldati che ci verranno addosso. E se non soldati ci saranno dei mostri. Insomma, nei dungeon c'è sempre una roba di questo genere. Quindi non vi preoccupate se incontrate qualcuno di strano. Infatti adesso incontriamo delle pantere. No, delle semplici lameniere. Fortuna che questi non sono picchieri, quindi non contrattaccano. E quindi posso fare come faccio sempre. Mezzaluna, mezzaluna. Difesa. Voglio cambiarla. Quante cose ha Agnes di canto? Difesa empatica, difesa. Aspetto che... attacco. Perché penso di poter togliere l'artista ad Agnes a breve. Molto breve. Anzi, dovrò darlo a un altro personaggio, tanto per dirmi, figuratevi. Difesa. Attacco normale. Perché non voglio sprecare cose di Ringabel. E poi un'altra volta con mezzaluna. Vai. Mi tolgo mille qualcosa, dai. Ah! Come ti permetti? Muori, stupida lama. Avanzamento di livello, perfetto. Ringabel e Dia non aumenteranno di livello per un po', perché sono morti quando ho preso un po' di esperienza. E quindi, sì. Manca solo un tesoro, che è qui, lo vedo benissimo. E una gran pozione, wow, utilissima, sicuramente. E c'è una scenetta, quindi starò zitto, come al solito. Where could they be holding the boy prisoner? We'll have to search the place from top to bottom. Let's not be rash, Tiz. Rushing around blindly will only wear us out. Why don't we see if my journal has any leads? It might point us in the right direction. You can't expect it to have every little detail. Hold on. I've found something. Notes on the layout of occupied Starkfort. I guess I can expect every little detail, Idea. The notes show a war room to the north of here. The west is marked poison. That can't be it. That just leaves east. Let's head that way. Ok, quindi dobbiamo andare verso destra. Tanto per dire che, non vi preoccupate, andremo anche avanti e a sinistra. Tanto per dire, comunque... Senta la puzza del tuo cervellino che va a fuoco, Ringabel. Sono in crisi nera, le note sul mio diario sono completamente sfasate rispetto a quello che accade davvero. Come può essere? Oh, ora che mi ci fai pensare... Com'è che diceva, il grassone e il gracilino tortureranno il marmocchio fino a farlo strillare? Cosa? Tortureranno? Ma... Non giungere a conclusioni affrettate, Tiz. Credo proprio che le annotazioni del diario siano campate in aria. Quindi quella che ha sempre ritenuto una profezia infallibile potrebbe non essere così affidabile. Siamo di fronte a una vera e propria crisi di fede. O forse alla crisi di superstizione. Magari avessimo questa fortuna. Ma temo che l'errore del diario del predire il futuro non basti a garantire l'incolumità di quel bambino. Ego. Sì, è vero, potrebbe subire anche di peggio della tortura. Dobbiamo intervenire a tutti i costi. Sbrighiamoci. Sì. Ok. Abbiamo detto che est è contaminata. No, est è la direzione giusta, giusto? Sì. E quindi saliamo ad est. Allora, non è molto difficile trovare Eagle. Infatti sta qua, tanto per dire che non è molto difficile la fortezza. Poi fidatevi che in altre subquest la troveremo parecchie volte. Ok, cane infernale, rompono le scatole. Tu sei un picchiere, dannazione. Non posso infliggere Aspira, vero? Cioè, perché, dove sta? Aspira e Drain sono buoni. Assorbono tot punti vita. Sì, soprattutto Aspir. Aspir vi ricarica i punti magia ed è una cosa stupenda. Paura non serve a niente, quindi non la userei. Mezzaluna su tutti, due volte ovviamente. Adesso Agnes devi curare, perché ho paura che qualcuno mi muoia adesso, quindi cura te e cura tutti. Tu attacchi normalmente e vabbè, come prima, vai. Non so i cani cosa possono fare, so solo che sono abbastanza veloci. Ok, non ha contrattaccato per qualche strana ragione. Cosa buona per me. Penso ci sia qualche caratteristica speciale nel contrattacco, eh. Cioè bisogna tipo aver fatto, aver subito qualcosa, o magari si contrattacca con una certa percentuale. Amplifica supporto. Vediamo se cosa dovrebbe imparare Agnes, perché sennò cambio tutto. No, classe, scusate, non abilità. Classe, ok, artista. Vediamolo in persone che hanno più 14, ok.
Piccolo diavolo, aumenta l'attacco magia. Ah sì, potrei mettere questo, però non uso attacchi magici io. Prendimi. Direi che ha fatto Agnes con il suo lavoro. Ok. Agnes, adesso ti metto nella giusta cosa. Tanto tra poco dovrò mettere canto ad un'altra classe, tanto per dirlo, dunque, classe Agnes, rimettiamo la maga bianca per ora. Abilità di canto. Ecco qua, adesso siamo a posto. Equipaggiamento dovrebbe essere sempre lo stesso, sempre lo stesso, sempre lo stesso, ok. Ed Ia. Io ti vorrei tanto la supporter, tanto. Ringabel cosa uso? Non uso più furto Ringabel, però mi posso dividere contro i boss. E poi devo allenarmi il pirata. Ed Ia. Manca poco per salire di livello al livello 10, quindi aspetto un po' per cambiare Ia nell'altra classe. Voglio mettere Ia cantante, sì. Spada Gelum, questa infligge danni ghiaccio o acqua, quindi è buona. E c'è una scenetta adesso. Hey, there he is. Are you all right? Who are you? You're safe now. We'll get you out of here. So you're Aegle, huh? That's right. Who are you? We've come to help you. Really? I was going to see the Fire Vestal. What was that about the Fire Vestal? Let's talk later. We have to get him to safety first. E si scappa, anzi no, conversazione, il salvataggio di Aegle. Ah, sono felice di sapere che sta bene. Anche io, e di vedere tutte le tue ardite gesta, Tiz. Ardite e stolti, aggiungerei. Salvare la vita di quel bambino era la cosa giusta da fare, questo non posso negarlo. Ma tu sei chiamato ad un'impresa più alta, Tiz. Il compito di risvegliare i cristalli ricade anche sulle tue spalle. A questo proposito, secondo voi quali legami può avere un bambino come lui con la vestale del fuoco? Ho visto una cosa illuminarsi, spero non sia un cellulare che sennò mi arrabbio. Dorme come un ghiro, non gliene faccio una colpa dopo tutto quello che ha passato. Non leggerò la voce di Eri in una maniera strana. Ehi, svegliati ragazzino, sei l'unica pista che abbiamo. Sveglia! Perché potrei fare la voce che gli ho dato tempo fa, ossia ehi, sveglia ragazzino, sei l'unica pista che abbiamo, sveglia! Però mi fa male la gola poi. Eri, smettila. Lascia riposare almeno fino... Lascialo riposare, almeno fino a quando non saremo a Servius. E se non erro c'è una subquest adesso. Mio Dio, le subquest. Mi sa che la prossima è la subquest, vai. Nessuno bicchiere? Ok, nessun bicchiere, vai. All out, muori. Ok. Oltre default, questa cosa è abbastanza buona da essere considerata, secondo me, una delle abilità molto buone, insomma. Cosa fa oltre default? Oltre default, eccola qua, gli attacchi perforano il default. Tutti, e dico tutti, gli attacchi che utilizzate oltrepassano l'effetto default di chi appunto usa default. È una cosa molto, molto utile. Però... occupa due posti. E questo è un problema, per me almeno. E quindi per adesso non lo posso mettere. La mutura magica lo vorrei togliere e mettere qualcosa di più buono. Però il proteggiato non mi è servito praticamente niente. Metto tutto il default, basta. Ho fatto direttamente così, senza problemi. Agnes, tu sei livello 10, sì, adesso posso metterti allora. Ed Ia, non mi uccidete per favore. Però per un po' voglio mettere l'artista. Tutte e due le nostre conigliette, dai, stupendo. Ah, ecco qual è il problema però. Devo mettergli un... ecco quale abilità devo mettere a te. Adesso che stai... che sei artista, devo metterti maestro lancia. E quindi a questo punto ti metto anime gemelle perché... ah no, non posso mettergliela, scusatemi. Perché è una cosa bilink. Abilità che supporta, potenza, no. C'è però qualcosa di buono, cioè... decente. Ho proteggio alleato, lo rimetto. Equipaggiamento. Ok, abilità. Adesso devo togliere varie, però non dovrei avere tanti problemi, insomma. L'ho messa semplicemente perché lei è la più tankosa e quindi potrebbe servirmi di più. Ma che canto? Devo mettere Valkyria. Valkyria.
Acrobazia, eccolo qua. Agnes tra poco che cambierà classe secondaria, perché canto non è la classe secondaria di Agnes. Ecco. Quindi per adesso posso mettere al posto di canto, gli metto varie. Tanto è Dia che fa le cose nostre. Bene, magia. Sì, vabbè, lo posso usare, dai. Ok, possiamo andare. Abbiamo quasi finito la parte, quindi comincerò ad usare una telelite, perché posso. Quindi ho un sacco. Un sacco intese con... Avete visto quante diamine di panacea ho? Ho 39 panacea, insomma. Sono tantissime. Ok. A quanto pare devo tornare a Servius, quindi andrei direttamente là. Forse nella prossima parte, forse adesso, fatemi controllare. Nella prossima parte! Perché? Perché dalla minimappa che si può facilmente vedere qui, abbiamo un punto esclamativo. E il punto esclamativo blu indica che c'è la subquest dell'abilità o della classe che devo dare ad Agnes. Quindi, nella prossima parte di Bravery Deforto, andrò a fare Kotal Quest. Quindi alla prossima!